Lui è Davide Martello, il musicista diventato famoso perché suona il suo pianoforte al confine tra la Polonia e l'Ucraina, Medica. Accompagna i profughi nel loro passaggio verso la vita. A 40 anni è nato in Germania, ma scorre sangue siciliano nelle sue vene. Entrambi i genitori sono nisseni. Antonio Martello e Francesca Vancheri si sono trasferiti negli anni 60 a Tunica per lavoro. Tornati in città quando lui aveva solo 18 anni ed era rimasto in Germania, hanno venduto la loro abitazione in centro storico e sono andati a vivere definitivamente in Germania. Un desiderio, quello di tornare a Caltanissetta a suonare per Davide l'ultima volta 9 anni fa. Il sindaco Roberto Gambino lo ha sentito al telefono ringraziandolo di aver portato alto il nome di Caltanissetta in nome della pace. Lo abbiamo raggiunto al telefono mentre stava iniziando la sua giornata di musica accoglienza. Parla un buon italiano perché ci racconta che a casa si parla solo in italiano. Questa passione tua per la musica è nata da ragazzino? Sì, mia sorella ha iniziato col pianoforte quando aveva 16-17 anni e io ero un po' piccolo ancora, e poi lei si è sposata e il pianoforte era ancora lì, la mia casa, il maestro anche era lì nelle vicinanze e poi l'ho continuato io. Questa scelta di andare a suonare sulla linea di confine, perché? Quella è nata praticamente veramente tardi. Niente, io praticamente suonando sempre pianoforte, io avevo sempre questo desiderio di fare musica per strada, no? Col pianoforte. Io lavoravo come parrucchiere quando avevo da 17 anni fino a 27 anni, io lavoravo come parrucchiere e io parlavo con i miei clienti di questo progetto che avevo con questo pianoforte. Uno di questi clienti era un carissimo amico, Johan, e lui mi ha detto, ma mi ha fatto questa promessa che appena che ho finito il pianoforte di costruirlo, lui mi mandava in Afghanistan, perché conosceva un generale che lavorava in Afghanistan, un generale tedesco. E io ho detto, oh, va bene, ok. Quella è stata la prima cosa che ho fatto. Senti, ma ti piacerebbe venire a Caltanissetta se tu fossi invitato una volta nella città dei tuoi genitori? No, certamente, sì. Da un paio di anni che vorrei rivenire a Caltanissetta, rivedere un po' la Sicilia, com'è, anche farmi un giro, no, in Sicilia, suonare nelle piazze, così. Quanto tempo resterai ancora? Non lo so. Ora la situazione qui sta un po' cambiando, perché qui vicino ci sono stati i bombardamenti tramite i russi, non so, ancora starò fino a che posto.